a Napoli, l'assemblea pubblica, sindaco, il tema è anche quello degli investimenti, primo tema Whirlpool, no? Il tema della crisi con tanti operai e l'indotto che rischia di rimanere a casa. Sì, Whirlpool, la città è schierata in difesa dei lavoratori, è una chiusura assurda, inconcepibile, inaccettabile, è un'azienda che produce, ci sono a Napoli competenze, professionalità, è un presidio di forza della città, perché Napoli è una città industriale. Stamattina ho sentito Luigi Di Maio, alle 15 c'è il tavolo al Mise, parteciperanno insieme ovviamente ai sindacati e ai lavoratori il vice sindaco del comune di Napoli Enrico Panini e l'assessore al lavoro Monica Buonanno. Ho avuto una lunga conversazione con Di Maio, mi ha detto che si impegnerà al massimo, non ne ho dubbi e sono sicuro che questa lotta ci porterà alla vittoria, perché l'atteggiamento dell'azienda non è accettabile, in considerazione anche degli impegni che mi ha confermato Di Maio che furono presi in autunno del 2018, quindi siamo tutti uniti su questa vertenza e Napoli parteciperà attraverso il comune alla trattativa a ogni fase, quindi non c'è solo solidarietà ma c'è lotta comune.